benvenuti a una nuova settimana, una nuova puntata di Chef Che Passione. Verrebbe voglia di cantare quella canzone che dice mare, profumo di mare, perché siamo ovviamente all'interno dell'Istituto Alberghiero Armando Perotti, oltre che con il professore chef Mino Maggi e con i suoi ragazzi, anche con un pezzo di quello che era un tonno, non so come un bel definire. Filetto, certo, un bel filetto, filetto poverino, di, però è di buono. Tonno. Buongiorno, fantastico, chef. Buongiorno a tutti. Lei ha voglia di mettersi subito a cucinare, ho capito, però sì. Io volevo chiedere, ragazzi, com'è andata questa settimana? Tutto bene. Ah, benissimo, quindi l'anno sta finendo, state già pensando alle vacanze, immagino. Le vacanze, abbiamo gli esami ancora. Ma no, gli esami sono proprio alle porte. Poi ho detto a tutti, chi verrà più abbronzato, più si abbronza e più si abbassa il voto. Come uno più abbronzato è più carino, anziché aumentare il voto scende. Più si abbronza vuol dire più spende tempo al mare e meno no, ma magari sui libri. Studia fuori al balcone, sotto il sole, poverino, pensi che sacrificio. Questa come motivazione forse potrebbe anche convincere, però tu questi suggerimenti, per favore, Patrizia, no, cerchiamo di... Ragazzi, non lo fate, mi raccomando, non lo fate. Chef, cosa facciamo oggi con questo tonno? Cosa ci insegna oggi? Allora, quando trovi un bel filetto di tonno così fresco, bello, allora incominci a far ruotare la fantasia, è chiaro. E allora troviamo tutta una serie di ispirazioni. Oggi facciamo una preparazione fredda combinata con una preparazione calda. Spostiamo, se no il nostro cameraman ci picchia. Vedo, perché è molto preciso. Giustamente certo. Dobbiamo dare delle indicazioni ben precise. Allora, innanzitutto facciamo una piccola marinata, va bene? Quindi andiamo a privare il tonno. No, andiamo. Voglio dire, ci provo, ma non sempre ci riesco, sa? Andiamo a privare il tonno completamente della sua pelle. Ok. Facciamo una piccola marinata, una marinata a base di zucchero, sale e un po' di elementi aromatici. Prendiamo la pellicola. Quanto tempo deve essere marinato? Possiamo marinarlo dalla sera fino per 24 ore tranquillamente. Ah, bene, allora finiamo i nostri telespettatori tutta la notte, non c'è problema. Andiamo con un pochettino di sale e un po' di zucchero. Anche lo zucchero. Ma noi dobbiamo dare una marinata, io li voglio dare leggera, perché deve solamente perdere un pochettino di liquidi, diciamo, quindi avere un gusto. Ma perché lo zucchero? Mi scusi, chef, perché lo zucchero come il sale sono degli elementi che disidratano, diciamo, le carni, va bene? E allora a questo punto gli aggiungiamo un pochettino di pepe mignonette, vuol dire del pepe nero, in va grani. Bene? Del pepe in grani nero schiacciato. Mettiamo delle foglie di prezzemolo così spezzettate, della buccia di arancia, un po' di buccia di limone. Questi sono profumi, quando parliamo di tonno, naturalmente la mente va alla Sicilia, no? Perché le tonnare. Guarda, perché mi guarda? So che qualche radice un po' e le tue radici, tuo marito di tonni ne ho visti, ecco, no? Tanti. Sì. Finire soprattutto sul barbecue. Quindi andiamo, vedete, così aggiungiamo ancora un pochettino di sale e un pochettino di zucchero, un po' di zucchero. Qui se abbiamo anche qualche foglia di origano fresco, per esempio, ci sta molto bene. A questo punto lo andiamo ad arrotolare nella pellicola. E adesso questo lo mettiamo nel frigo e lo facciamo riposare per un bel po' di... adesso per circa una mezz'oretta. Diciamo, avendo la possibilità di una programmazione un po' più lunga, lo possiamo tranquillamente prepararci, organizzarci dalla sera prima e il giorno dopo fare tutte le nostre preparazioni. Allora. Mettiamo in frigo. Marinare. Il tonno sta marinando, nel frattempo noi ci portiamo avanti con la ricetta e cosa dobbiamo fare? Silvia ci dà allora, una mano. Silvia, visto che è così brava,
mi fa degli spicchi di limone, va bene, dell'arancia, chiedo scusa, degli spicchi di arancia pelate a viva, pelate a vivo. Nel frattempo noi invece ci organizziamo il... Questo è un cetriolo, prendiamo un cetriolo, e quindi questi sono proprio il periodo in cui sul mercato, se giriamo per i mercati, vediamo della verdura straordinaria, fantastica, fresca. Ok, quindi andiamo adesso a crearci quella che sarà, quello che sarà il contenitore del tonno. Quindi andiamo a farci la base, andiamo ad eliminare un po' di semi, perché sicuramente non sono gradevoli. Allora, i resti, come vedete, un po' i ritagli del cetriolo, sicuramente non li andiamo a buttare, ricaviamo dei cubetti, poi prendiamo un cavolfiore, semplice cavolfiore. Anche cavolfiore è un alimento, un ingrediente che a me piace tantissimo, bollito, ma in questo caso vedrete andremo ad utilizzarlo crudo. Dunque, visto che oggi, come aveva preannunciato lei all'inizio della puntata, prepariamo questo piatto di tonno caldo freddo, mentre Silvia taglia, sminuzza, no, taglia a pezzettini, taglia a pezzettini il pomodoro, pomodoro con caffè, pomodoro, ecco, con caffè. Noi ci occupiamo di quello, di tutto ciò che invece accompagnerà il tonno caldo. Sì. Bene. Quindi andiamo, prendiamo una zucchina, andiamo a ricavare invece la base, la guarnizione che accompagnerà il tonno caldo. Andiamo a fare delle fette di zucchina che andremo poi a cuocere o a grigliare sulla griglia o a cuocere. Professor Maggi, mentre il nostro tonno sta marinando, noi intanto ci siamo portati avanti con il lavoro. Abbiamo, Silvia ci ha tagliato a spicchi un'arancia dopo averla pulita per bene, lei ha provveduto già a preparare le verdure, il cetriolo, sarà la base, la nostra base del tonno, per delle la preparazione zucchine, fredda, avremo le zucchine per la preparazione calda, che andranno piastrate, sì, credo, grigliate, su in padella, possiamo farlo in padella, poi vedo delle olive, del pomodoro in cassè, condito con dell'aglio con del cassè. Con cassè, che ho detto, con cassè, condite con del basilico, dell'olio, del cavolo del sedano, affettato. Qui abbiamo pepe in grani, vabbè, in grani, che useremo ancora, poi useremo anche dei filetti di acciughe, e qui abbiamo appunto una cubettata di sedano. Sedano. Bene, prendiamo il tonno marinato? Prendiamo il tonno e passiamo alle preparazioni con il tonno. Il tonno marinato, parliamo del freddo, lo abbiamo tagliato a pezzettini. Sì, cubetti. E ora, a cubetti. E ora procediamo con tutto ciò che accompagnerà i cubetti del tonno. Esatto, quindi cavolo, quello che sedano, sarà alici sott'olio, sì, qui abbiamo olive nere, filettini di alici che andiamo così anche qui a spezzettare, di sale, pepe. Andiamo a mettere il sale, andiamo a mettere del pepe. Mettiamo un pochino di olio, leggermente un pochino di limone, andiamo qualche goccia di limone ma non più di tanto, molto poco, e andiamo a condirlo. Qui invece andiamo a adesso condire le nostre verdure, quindi avevamo un po' i ritagli del cetriolo, cubetti di cetriolo, sedano. Abbiamo il sedano, abbiamo il cavolfiore, le olive, i filettini di acciuga, andiamo a mettere un pochino di pomodorino marinato, anche qui un po' di sale, un po' di pepe e dell'olio. Allora, le nostre preparazioni per il freddo sono pronte, adesso
passiamo invece alla cottura del nostro del pezzo caldo. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Allora, abbiamo fatto cuocere il tonno precedentemente marinato in padella, poi abbiamo grigliato le zucchine, abbiamo preparato un condimento con olive, filetto d'acciuga, pomodori, aglio e capperi. Ora andiamo adesso a impiattare. Passiamo all'impiattamento. Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Ma che bontà! Un filo di olio extravergine d'oliva a completare e nostra variazione, come dire, calda fredda di tonno è pronta. Bravissimo professore, grazie per questo nuovo piatto, grazie a voi ragazzi, un applauso, arrivederci alla prossima puntata. Buona puntata a tutti.